ormai amico, Daniele Mencarelli. E Daniele, non è la prima volta che sei ospite del nostro centro culturale, ci siamo visti, possiamo dire, fortunatamente ormai anche in presenza quando si Sì. poteva, e quindi grazie di essere tornato. Daniele è autore di tre bellissimi romanzi autobiografici, li cito in ordine di pubblicazione, sono La casa degli sguardi, Tutto chiede salvezza, Sempre tornare, che è l'ultimo, ma prima ancora dei romanzi ha pubblicato varie raccolte di poesie e collabora con svariate riviste, quotidiani, periodici, scrivendo di cultura e società. In questi tre romanzi hai toccato la tematica del dolore, di cosa significhi subire un TSO, hai parlato della malattia mentale nel secondo, e invece quest'ultimo possiamo definire un viaggio adolescenziale on the road, se vogliamo. E dico solo due parole sulla musica che abbiamo ascoltato nell'attesa di cominciare. Si trattava di un brano del pianista Luca Flores, un jazzista molto apprezzato, scomparso ormai un po' di anni fa proprio a causa della sua malattia mentale. E quindi mi era tornato in mente questo brano, pensando, ecco, alla sua vicenda umana, ma anche rispetto al tuo ultimo libro, perché il brano si intitolava Per quelli che non ho mai conosciuto. E questo tuo libro fatto di incontri me l'ha fatto venire in mente. Questa sera cercheremo di partire dall'ultimo romanzo, Sempre tornare, per una conversazione che poi magari proverà ad allargarsi invece su vari temi. E non so se al di là dell'ambito scolastico ti sia già capitata una platea così giovane, come ti dicevo prima, si tratta di ragazze che vanno dai 17 ai 20 anni o poco più. E volevo raccontare a chi ci ascolta come abbiamo incontrato questi nuovi giovani con il centro culturale, nel senso che Zoom, Meet, questa modalità di incontri a distanza in realtà ha favorito l'ampliarsi delle nostre conoscenze. In quest'ultimo anno si è creato un bel gruppetto di amici, questa sera sono tutte ragazze, però ci sono anche dei ragazzi che si incontrano con una certa cadenza e si parla di lettura, ma anche di scrittura, perché la maggior parte di loro, oltre a leggere, ama molto anche scrivere. Poi pian piano i discorsi si sono un po' allargati dalle pagine dei libri, si è finiti a parlare della vita, un po' come cercheremo di fare questa sera. E siccome le domande non sono poche, direi subito di cominciare con la prima domanda che ti sarà posta da Lidia. Vai Lidia, apri il microfono. Ciao, salve. Ciao. Innanzitutto volevo ringraziarla perché leggere i suoi libri, percorrere il viaggio a ritroso, per così dire, con Daniele è stato molto bello perché per certi versi mi ha aiutato a sentirmi meno sola, ecco. E ho trovato molte affinità con il Daniele protagonista di Sempre tornare perché ho 17 anni proprio come lui e mi ha molto colpita la sua voglia di intraprendere questo viaggio, no? All'inizio del romanzo, infatti, lui è entusiasta perché pensa di poterlo compiere da solo. E Daniele nutre un profondo interesse non solo nei confronti degli esseri umani, quindi delle persone che lui effettivamente incontra, ma anche nei confronti degli animali, oppure ad esempio nei confronti degli esseri non viventi, degli oggetti. Mi viene in mente la questione del maglione verso la fine del libro, no? Daniele ha una sua visione del mondo, una sua visione delle cose che accadono e anche una sua visione della bellezza. Quindi a questo punto mi chiedo com'è stato reimmergersi, per così dire, nei panni di un adolescente, di un diciassettenne, quindi di quel ragazzo che non è ancora un adulto e non ha ancora affrontato, non ha ancora vissuto le vicissitudini poi narrate nella Casa degli Sguardi e in Tutto chiede salvezza. Certo. E innanzitutto buonasera, buonasera a tutti. La difficoltà più grande, i tre libri vanno sempre più all'indietro nel tempo e quindi si allontanano da un'identità che è quella, che più o meno mi riconosco oggi, anche se poi sull'identità, ci sarebbe tanto da dire su quello che percepiamo di noi stessi, su quello che ci raccontiamo, di noi stessi, e che troppo spesso prendiamo come assolutamente immobile, inscalfibile, che invece è molto più malleabile e dinamico di quel che si possa pensare. E per me scrivere questo romanzo
Non è stato tanto difficile rispetto alla vitalità, perché il dato della vitalità rispetto a certi temi è rimasto, mi permetto di dire, molto simile al 17enne che ero, cioè la smania dell'interrogativo non è cambiata. La parte, se vogliamo, più complicata è stata quella di cedere tutta quella convenzione, quelle convenzioni sociali che gli adulti acquisiscono durante gli anni, e appunto cedere queste, come dire, queste sovrastrutture e ricalarmi nel viaggio per come l'ho fatto, quindi senza nessun tipo di paracadute, senza nessun tipo di protezione. Quella è stata la parte più, se vogliamo, difficile, ma rispetto all'intensità dell'interrogativo, in fondo questi tre romanzi esistono proprio perché a distanza di anni l'intensità dell'interrogativo era rimasta in fondo la stessa. Finisco dicendoti che c'è un passaggio, me l'hai fatto venire in mente te, no? Un passaggio nel romanzo quando lui. E nelle sue divagazioni da camminata, poi il camminare favorisce molto appunto il divagare, il riflettere, quando lui dice c'è qualcosa che unisce tutto, che unisce me all'atomo del ferro, e lui in realtà si sta riferendo alle sue superga nate bianche e vissute grigie. E in realtà in certi momenti, quando siamo sovrastati dalla bellezza, soprattutto dalla bellezza della natura, e sentiamo appunto che c'è qualcosa che poi di fondo unisce tutto. E la speranza in fondo è esattamente vivere dentro questo sentimento d'unione che non fa di nessuno qualcosa di veramente distaccato dall'altro. E lui, il Daniele protagonista del libro, 17enne, diciamo questi sentimenti li vive in una chiave molto selvaggia, mi sembra, come dire, un aggettivo troppo alto, in una chiave molto ruspante, in una chiave molto terrestre, però tante cose le percepisce, diciamo, le percepisce, ma poi le piega e le spiega in un modo spesso che è molto sbagliato o addirittura pericoloso. Grazie Daniele, mi hai fatto rendere conto che non ho detto neanche due parole su cosa tratta questo libro, in realtà dando per scontato che tutti quelli che ci ascoltano l'abbiano letto. E vuoi dire tu sinteticamente di cosa tratta oppure Io ormai la parola... ho i bignami a vari tagli, no? A vari formati, da 3, da 5, da 7 minuti, da 9. Farò il taglio più breve. E diciamo è la storia, il terzo capitolo di questi tre libri biografici. Siamo nel 91, quando il Daniele, protagonista degli altri due romanzi, è appena un 17enne. Ed è il 16 agosto, la mattina del 16 agosto del 91. Daniele è alle prese con la sua prima vacanza da giovane adulto senza i genitori e ha passato la notte, il veglione di Ferragosto, al Cocoricò, una discoteca molto grande, molto importante dell'Emilia Romagna, della Romagna, della Riviera Romagnola in quegli anni lì. E appunto di 16 agosto, dopo il veglione, un po' perché il veglione non è andato come i suoi desideri, sogni gliel'avevano illustrato per tutto l'anno, un po' perché in fondo da quando è partito ha cullato il desiderio di starsene per conto suo, alla fine, la mattina del 16 agosto, saluta, si congeda dai due amici con cui è partito. E niente, a casa lo aspettano per il 31 d'agosto, quindi a 2 settimane piene a disposizione, e lui si congeda dai suoi amici perché vuole stare da solo, perché vuole continuare quel lavoro che è già avviato, come dire, che prosegue da tanti anni, che è quello di tentare di capire. Già è, come dire, ossessionato, già è abitato da questa fame
appunto di senso, e lascia i due amici, diciamo quello che accade una mezz'ora dopo, che lui non aveva calcolato, lui se l'era completamente dimenticato, lui scopre di aver lasciato nel marsupio dell'unico adulto automunito, scopre di aver lasciato i soldi e i documenti. E quindi questo viaggio che farà dalla Riviera Romagnola fino ai Castelli Romani lo farà un po' da vagabondo, senza soldi né documenti, e quindi anche con tutta una serie di richieste da fare molto gravose. La prima fra tutti, quella di dover chiedere da dormire, perché lui la prima notte tenterà di dormire all'aperto, ma scoprirà che quanta differenza corre tra il racconto della realtà, spesso il racconto cinematografico, il racconto degli amici che si vogliono far belli, e la realtà vera e dura, perché dormire all'aperto, non so se vi è mai capitato, senza sacco a pelo, senza tenda, ma proprio all'aperto così, vestiti messi in un angolino, è un'esperienza assai peggiore di come la vediamo spesso nei film. E lui quindi da lì inizierà a chiedere aiuto, e quindi sarà un viaggio che lo battezzerà a tutti gli effetti all'arte della poesia, che è l'arte dell'incontro e del chiedere aiuto. E quindi questo è grosso modo il libro. Diciamo che da un certo punto in poi, e ti ridò la parola, nella prima parte lui crede di aver addomesticato le sue paure, di aver addomesticato il viaggio, poi in realtà nella seconda parte del romanzo inizieranno ad accadere una serie di imprevisti, la realtà inizierà a essere sempre più aspra, per come sa essere aspra la realtà, e quindi il desiderio di tornare a casa sarà sempre più forte e sempre più difficile da realizzare. Allora, per come ce l'hai raccontato, se per le ragazze non è un problema, faccio un piccolo stravolgimento nell'ordine delle domande, perché adesso mi sembra proprio calzante quella che aveva preparato Sara. Non so se Sara, se ci Buonasera, sei, e poi buonasera a tutti. Caterina farà la sua successivamente. Vai, Sara. Sì, stravolgersi, partire, ricominciare. Con queste tre parole ho definito il suo ultimo romanzo, Sempre Tornare. Parole che non hanno un unico senso, ma che si combinano perfettamente in qualunque modo. E da ciò che deriva da esse, le voglio chiedere dove ha trovato il coraggio, la forza e la determinazione per compiere questo viaggio in completa solitudine. Mi puoi ripetere le tre parole, che la prima mi è sfuggita? Stravolgersi, partire, ricominciare. Ok. Grazie, perché è una bellissima domanda. È un bel tema, perché lo accennavo prima, ognuno di noi è un racconto, è in qualche maniera la somma di tutta una serie di percezioni che vanno a creare quella che noi tutto sommato percepiamo come la nostra identità, quelle che sono le nostre caratteristiche. Però poi c'è un altro elemento, c'è l'elemento della realtà, c'è l'elemento dell'imprevisto, c'è tutta quella serie di accadimenti non richiesti che stravolgono, utilizzo una prima, de, una, diciamo una delle, delle tre parole, stravolgono la nostra percezione, la percezione che abbiamo di noi, ci mettono dentro un fatto che chiede altro, che chiede una forza più grande, e di fronte a questa richiesta, grosso modo, abbiamo due possibilità. La prima è non riuscire a soddisfare questa richiesta e quindi alzare bandiera bianca, semplicemente dichiarare di non farcela. La seconda è invece scoprirsi dentro una forza più grande di quella che pensavamo avere. E il protagonista di questo romanzo è un vostro coetaneo che viveva di mille racconti di sé,
si raccontava molto più timido di quello che era, molto meno forte, molto meno coraggioso. Poi in realtà la strada, l'imprevisto, il desiderio di tornare a casa, tutti questi sentimenti sovrapposti gli dimostrano, gli danno una prova provata che lui è tanto altro rispetto a quello che si raccontava di sé. E questa è una delle cose a cui io tengo di più rispetto a questo libro. In realtà è un tema che viaggia in tutti e tre i libri. Ognuno di noi, appunto, si costruisce una narrazione di sé, si costruisce un racconto di sé. E poi questo racconto si infrange in maniera spesso anche drammatica. Si infrange di fronte agli imprevisti della vita che comunque accadono e che non possiamo tenere fuori dalla porta di casa. E l'adolescente, il 17enne protagonista del libro, messo alle strette dalla realtà, scoprirà di avere una serie di risorse che non pensava avere. E questo è un tema appunto che io amo condividere con chi è ragazzo oggi. Perché? Perché appunto spesso da ragazzi di solito gli approcci che si hanno rispetto alle proprie capacità sono due approcci un po', diciamo, antitetici, cioè chi si attribuisce troppe qualità e quindi spesso sconta nella realtà, come dire, sconta non la delusione, ma così, la prova che tutte quelle qualità ancora non ce l'aveva, ma poi la stragrande maggioranza, io ero tra quelli, sono tra quelli, che si riconoscono spesso meno qualità, meno forza di quello che poi uno è in grado di dimostrare, che attraverso appunto l'esperimento della realtà scoprono, rivelano a se stessi di essere qualcosa in più, non qualcosa in meno. E il viaggio serve proprio a questo, serve a uscire dalla dimensione del racconto di noi stessi e a farci rivelare la nostra statura dalla realtà. La cosa poi meravigliosa è che noi non abbiamo una statura sola. Ognuno di noi poi come dire, è giorno per giorno una statura diversa. Ognuno di noi, chiamato di fronte all'esperienza della realtà, può reagire in un modo più o meno attivo, più o meno partecipe, più o meno forte. Detto questo, però, poi finché appunto abbiamo la fortuna di essere vivi, la realtà ci continuerà a dare nuove possibilità per affermare qualcosa che magari non siamo riusciti ad affermare prima. Tutto questo per dire che la nostra vita, a prescindere dal viaggio geografico, dal viaggio in quanto tale che uno può fare andando da un luogo a un altro, la nostra vita di per sé è viaggio, cioè è divenire. È divenire da un giorno a un altro dentro tante forme di noi che possono essere più o meno la realizzazione di quello che noi abbiamo in mente per noi, di quello che noi sentiamo essere. Però ecco, il bello della vita è che fornisce costantemente delle nuove possibilità. Se spostiamo soltanto quello che ho detto io adesso in una chiave. Mi viene adesso in mente una chiave evangelica, se voi pensate a Pietro e a quante volte ha rinnegato e poi all'ultimo ha deciso di non rinnegare più, ognuno di noi è chiamato a una serie di prove, appunto la cosa meravigliosa è che la realtà quasi sempre, un po' come una brutta interrogazione dove abbiamo preso un 4 meno meno. La realtà poi ci offre costantemente il modo per riaffermarci. Questo, secondo me, è quello che non dobbiamo mai dimenticare, che il fallimento fa parte del viaggio, ma che fa altrettanto parte del viaggio la possibilità appunto di superare quel determinato fallimento e vivere
l'opposto, oppure scoprire che quel fallimento serviva, e nella mia vita è stato spesso così, che quel fallimento serviva per arrivare a un'affermazione molto più ampia di noi. Grazie Daniele, penso che adesso la domanda di Caterina sia proprio stato un bene averla spostata perché parla proprio di come si cambia nel divenire della vita, di come noi stessi stiamo di fronte a situazioni che possono essere simili, ma come cambiamo poi nell'arco della nostra vita di fronte ad esse. Vai Caterina. Grazie Cristina. Ciao Daniele. Ciao. Il tuo ultimo romanzo, Sempre Tornare, a pagina 20 fai dire al giovane Daniele: io non ce la farei a fare il pediatra, solo i grandi si dovrebbero ammalare. I bambini dovrebbero essere tutti sani e liberi, come dice mia madre. E mi ha colpita molto questa tua considerazione, perché guardando la tua storia dal punto di vista cronologico, devi ancora fare l'esperienza dell'ospedale Bambino Gesù. Ti chiedo questo, cosa pensi avrebbe provato il Daniele 17enne trovandosi davanti tutti quei volti di bambini aggrediti nel corpo dalla vita, che ha visto il Daniele 20enne? Ma mi spiego meglio, mi interessa soprattutto capire la crescita, la maturazione che deve aver avuto la tua concezione dell'ingiustizia e del male. Il ragionamento che hai fatto nel libro era già maturo o te lo sei posto anche il primo giorno di ospedale? Che bella domanda, nel senso che nei libri come dire, sono usciti in un ordine anticronologico, ce ne stanno tanti di rimandi e di domande che, diciamo, il Daniele 17enne lancia in aria, e magari sarà il Daniele ventenne del secondo romanzo o il 24enne del terzo, non a rispondere, ma a riprendere quei temi. E questa è una bellissima domanda perché io non ti so rispondere, nel senso che entrando in quella dimensione assolutamente ipotetica dell'esistenza, del vivere, io non so, probabilmente il Daniele 17enne sarebbe scappato, o si sarebbe inginocchiato e messo a piangere, oppure avrebbe avuto un'esplosione di rabbia. Oppure in maniera molto più composta avrebbe semplicemente accolto tutto quel dolore, facendoci poi i conti in un altro momento. Non lo so quello che appunto avrebbe o non avrebbe fatto di fronte all'esperienza del Bambin Gesù. Quello che so per certo è che lui in fondo in questo romanzo, e anche se non di bambini, lui in questo romanzo viene battezzato, oltre che all'arte dell'incontro, che è un'arte meravigliosa, lui viene anche battezzato alla visione dell'orrore. E mi riferisco all'incidente stradale che sta a metà libro. E lui di fronte a quella visione dell'orrore, lui in fondo quello che dice, e lo dice per la prima volta di fronte a quella visione, lui dice: voglio tornare a casa. E quindi dimostra e rivela una profonda impreparazione a quella visione, della morte e dell'orrore. Io l'altra settimana stavo in Sicilia. E questo tema dell'essere preparati e impreparati di fronte a quello che ci è dato da vivere, parlando con dei ragazzi in un centro culturale, appunto noi spesso, di fronte a certe prove utilizziamo termini diversi, essere degni o essere indegni rispetto appunto a certe prove. E io lì ho risposto appunto che
molto spesso non per essere meno severi con noi stessi, ma spesso è un fatto proprio di preparazione. E quello che posso dirti senz'altro è che il Daniele 24enne che arriva a lavorare al Bambin Gesù ci arriva anche grazie alla visione dell'orrore che ha di cui fa conoscenza in questo romanzo. Cioè, senza questa visione sarebbe stato meno preparato. E per me i tre libri e in generale tutta la mia vita sento molto l'unità di tempo, non so come altro definirla, nel senso che poi alla fine sento molto gli incontri, le esperienze come propedeutiche a quello che verrà dopo. Non riesco a vivere qualsivoglia esperienza senza metterla in un nesso di causa e effetto con quello che c'è stato prima e quello che verrà dopo. E ad esempio noi adesso sotto Natale, proprio la mattina del 25, è scomparso l'ex suocero di mia sorella, una persona a cui ero molto legata perché erano rimasti, malgrado la separazione di mia sorella con mio cognato, erano rimasti con i miei genitori in buonissimi rapporti, erano rimasti, malgrado appunto la fine della relazione dei figli, erano rimasti a tutti gli effetti grandi amici. E non riesco a non vedere tutto come tasselli di una preparazione per quello che verrà. E appunto questo libro in fondo esiste proprio perché è il seme, rispetto a questa preparazione, rispetto alla formazione del Daniele che poi vivrà negli altri due libri, è il seme proprio di tutti quegli eventi preparatori che poi porteranno il protagonista dentro gli altri due romanzi. Però ecco, per me è sempre un tutt'uno, quindi non ti so dire il 17enne che cosa avrebbe o non avrebbe fatto di fronte al Bambin Gesù. So che è arrivato nel bene e nel male, nel bene e nel male, forte di tutto quello che ha vissuto prima a partire da questo romanzo. E adesso Daniele, se per te va bene, ti facciamo ascoltare due domande, una di seguito l'altra, sì, che secondo me possono prevedere un'unica risposta perché l'argomento è lo stesso. Assolutamente. Allora, sì. La prima vai Sara, la seconda Manuela. Allora, questa domanda è inerente al capitolo 3. Daniele sale in una Volvo 240 in cui alla guida c'è un ragazzo di 36 anni che si chiama Enrico. Enrico è ricco, ha tanti amici, ha una villa, ma non è felice. Un senso profondo di insoddisfazione e noia abita in lui. Un ragazzo che dalla vita ha tutto, ma che in realtà non ha niente. È così che ci si sente quando si cerca di rispettare sempre i voleri altrui e non i propri. Perciò io vorrei sapere qual è il suo concetto di felicità. E poi proprio in questo capitolo è contenuta una frase che mi è rimasta profondamente dentro. Ed è l'infelicità invecchia. Cosa vuole esprimere con questa frase? Ascoltiamo anche Manola. Allora, la sua domanda è legata a un evento personale, cioè quando si è spostata a Bologna per l'università, anche per fuggire da una situazione che era diventata invivibile, ma soprattutto per trovare la felicità. In ogni caso, scrive, quando è partita, nessuno credeva nel fatto che fosse all'altezza. Cosa si deve fare quando si ha la consapevolezza che l'unico modo per essere felici è uscire dalla comfort zone, ma le persone che abbiamo intorno non ci ritengono all'altezza? E soprattutto, allontanarsi da una situazione difficile per mettere al primo posto la propria felicità è un gesto vile, folle o egoistico? Insomma, queste ragazze hanno delle domande grandi. Allora, parto da quella di Sara.
Ti dico la verità, il tema della felicità guarda, faccio fatica a dirlo, non è un tema che sento particolarmente vivo dentro di me, nel senso vivo ovviamente la gioia, vivo l'allegria, vivo tanti altri sentimenti, ma non ho una buona reputazione della felicità per come viene spesso veicolata, e quindi come uno stato in essere che non subisce grandi scossoni, come qualcosa che va anche al di là del concetto di stabilità emotiva. Cioè, e quindi ripeto, preferisco parlare più d'allegria, preferisco più parlare di gioia, come preferisco al contrario, o non preferisco parlare di malinconia, di disperazione. Utilizzo i miei orizzonti, sono altri rispetto al tema della felicità, e poi per certi aspetti, però, se guardo al mio passato, poi non posso non constatare in maniera molto pacifica che sono stato anche un bambino, un ragazzo, adesso un uomo fortunato, e che quindi probabilmente è stato sempre felice. Però il tema della felicità è un tema, secondo me, che si presta a tante ambiguità che a me spaventano. E spaventano perché appunto tolgono l'uomo da quella che è la sua natura più profonda, e quindi il divenire, e quindi il viaggiare anche da fermi, e quindi vivere una serie di turbulenze che mettono in discussione tutto. Cioè, a me questo spaventa della felicità, è che spesso viene percepita come qualcosa di statico e raggiungibile per sempre. E rispetto invece a Manola, devi sapere che pure io nel lontano 98, tu stavi ancora su Alfa Centauri, diciamo così, e io pure ho fatto un viaggio, mi sono trasferito a Bologna, e il tema del viaggio anche in questo senso si presta perfettamente a diverse chiavi di lettura, perché nel mio caso io non scappavo da o non me ne andavo da una serie di condizioni esterne alla mia persona che mi mettevano in difficoltà, di difficoltà esistenziale, relazionale. Io me ne andavo pensando di potermene andare da me stesso, e quindi mettere una distanza tra le mie cattive abitudini, il mio stile di vita non proprio esaltante, e appunto un nuovo me, andare via per andare incontro a un nuovo me. E nel mio caso specifico, come abbastanza già nelle premesse, il viaggio si rivelò un fallimento, perché noi viaggiamo veramente, ma viaggiamo veramente pure da qui al supermercato che c'hai sotto casa, se siamo disposti a lavorare sulla nostra identità, non pensando che si possa lasciare indietro, come un nemico che ti lasci alle spalle, ma come qualcosa che deve essere lavorata a partire anche dalla nostra volontà. E infatti il mio fu un fallimento. Altra cosa invece è chi parte, e non so se questa sia la tua condizione, chi parte invece proprio perché vuole allontanarsi da una serie di circostanze, persone, affetti, legami che sono diventati un po'
una gabbia e che quindi, come ecco, in quanto gabbia, è nostra intenzione appunto infrangere. E il viaggio è tante cose, e nel romanzo Daniele, quando ha salutato Emma, ha mangiato a Sansepolcro e poi scappa a piedi praticamente da Sansepolcro e esordisce dicendo: sembra quasi che stia scappando da qualcuno. Poi dice: ma scappare da chi voglio scappare io è impossibile. Perché? Perché il nemico sono io, è nel mio passo. E quindi quando la persona con cui non riusciamo a fare i conti, con cui siamo in conflitto, siamo noi stessi, il tema del viaggio perde un po' di significato, nel senso che il viaggio serve per conoscerci e per metterci in discussione. Se poi invece pensiamo semplicemente di mettere una distanza tra noi e quello che di noi non funziona, il viaggio rischia di diventare purtroppo un giro a vuoto. Io appunto non so tu a quale forma di viaggio ti sei legata, e non te lo chiedo, non voglio saperlo, però appunto il viaggio serve se siamo disposti a non allontanarci da noi stessi, ma a prendere maggiore consapevolezza di quello che siamo e un tanto al giorno tentare di prendere atto di quello che siamo. Io non parlo mai di superamento, di lotta, di conflitti interiori. Io amo più parlare appunto un prendere atto di quello che siamo e riuscire a entrare in una relazione, in una forma di sintonia diversa rispetto a quella che avevamo prima di partire. Grazie. Hai parlato delle tante chiavi di lettura del viaggio, che era proprio quello che Lidia ti voleva chiedere adesso, e parzialmente ha già risposto, però Lidia, poni lo stesso la tua domanda, perché c'è qualcosa in più comunque dentro. Sì, infatti, il tema del viaggio è un tema particolarmente interessante, perché, come appunto molte volte è stato detto, può assumere innumerevoli sfaccettature di significato. E, a tal proposito, mi ha molto colpita una frase che rispecchia bene forse il tema di tutta la storia, che è rintracciabile già nel titolo, la quale dice che ogni viaggio deve presupporre un ritorno, altrimenti non è viaggio, ma è randagismo. Quindi, a questo proposito, mi chiedo: se un viaggio presuppone un ritorno, qual è il senso appunto di ogni viaggio e di ogni partenza? Quell'affermazione apro una parentesi, la contestualizzo anche da un punto di vista storico, nel senso che il viaggio che fa il protagonista è all'inizio degli anni 90. Il mondo ha iniziato ha iniziato i grandi cambiamenti, perché nell'89 cade il muro di Berlino, dalla radio arriva il tentato colpo di Stato in Russia. Diciamo però che gli anni 90 sono stati il crepuscolo di quel trentennio, qualcosa in più, in cui le rivoluzioni culturali, ideologiche, di costume sono state tante, tante utili, tante forse un po' meno utili, però diciamo che in quel periodo lì io ho vissuto appunto il crepuscolo di quelli che all'epoca si chiamavano i freak, si chiamavano fricchettoni piuttosto che figli dei fiori, cioè quelli che tutto sommato, seguendo un po' anche un ideale, l'ideale anarchico, partivano disubbidendo in qualche maniera a tutte quelle norme che impongono anche dei doveri, e quindi il lavorare piuttosto che lo studiare, piuttosto che pagare le tasse, tutta quella serie appunto di strutture che oggi
quasi più nessuno mette in dubbio, mentre all'epoca appunto era abbastanza usuale per i giovani metterli in dubbio e anche proprio non rispettarle. Questo come primo, diciamo, elemento di contestualizzazione storica. E poi quello che scopre il protagonista attraverso un po' attraverso Emma, un po' attraverso la seduzione del viaggio, è che in fondo può anche esistere il viaggio che non preveda mai un ritorno. E lui lo accarezza. In un dato momento del viaggio lui arriva a dire, in fondo, i miei genitori, la mia famiglia, quello che per me è importante, in questo momento preciso mi arriva come un racconto, un sogno fatto da qualcun altro, proprio perché la seduzione del viaggio è anche quella, proprio a un certo punto, di far considerare al viaggiatore anche l'ipotesi appunto di non dover far ritorno. Poi quello che irrompe, lo dicevamo prima, quello che irrompe è la realtà, quello che irrompe è l'impreparazione del giovane protagonista rispetto a certe visioni che lo fanno immediatamente rendere consapevole di un fatto che lui, per reggere a certe visioni, non può stare da solo, non può stare da solo per reggere l'urto della realtà. E quindi inizia a sentire il desiderio del ritorno a casa. E anche qui però, questo è un viaggio, diciamo, questo viaggio, un po' come poi secondo me tutti i viaggi, si prestano a una serie di letture che sono costantemente reali, se vogliamo definirle così, e retoriche, simboliche. Poi il grande ritorno a casa del viaggiatore è un ritorno a una casa più grande, che non è la sua casa. Cioè spesso il ritorno, il nostos, questo sentimento del ritorno, ci fa sentire nostalgia per qualcosa di più grande che è venuto prima. E lui a un certo punto probabilmente coglie che cosa? Che non è la sua casa in quanto tale, il luogo di cui ha nostalgia e di cui sente mancanza, ma è proprio il luogo dove esisteva una unità più grande rispetto alla nostra vita. E a me sempre di più tanti sentimenti che ho sempre vissuto e che ho, a cui ho dato risposte che oggi mi verrebbe da definire parziali. Ecco, io ho sempre sofferto anche da ragazzino di nostalgia, ma è un sentimento assolutamente diffuso tra i ragazzi. Stavo in Sicilia l'altra settimana e al termine delle domande preparate si è alzata con la mascherina, quindi poi neanche ho potuto vederla e memorizzarla, ma si è alzata una ragazza della vostra età, forse un po' più piccola, che mi ha chiesto: ma perché io devo soffrire di nostalgia? E appunto esistono dei sentimenti a cui l'uomo avvicina delle possibili risposte, ma in realtà quei sentimenti hanno un respiro molto, molto più ampio. Anche la solitudine, solitudine rispetto a chi, a cosa, a dove. E il viaggiatore fa proprio questo tipo di esperienze, cioè la casa a cui anela il protagonista, quale casa è? Diciamo però che, e questo è anche un invito a un approfondimento altro rispetto ai miei libri, rispetto alla letteratura, diciamo che l'uomo che è costretto, che è stretto dentro un viaggio che non vorrebbe fare, è l'uomo che più di tutti poi sente esplodere dentro di sé questo desiderio della casa con la C maiuscola. E a tal senso a me vengono in mente i milioni, milioni di lettere che l'uomo ha scritto, soprattutto durante la prima guerra mondiale, ma anche per la seconda,
Cioè c'è un viaggio, che è il viaggio non richiesto, che è il viaggio obbligato, che è il viaggio che poi non ha come obiettivo mandarti a fare una settimana di vacanze in Sicilia o in Sardegna, in Puglia, al mare, a fare sci in montagna, ma è il viaggio terribile di chi viene strappato dai suoi effetti e mandato a combattere contro altri esseri umani che a lui personalmente non hanno fatto nulla. Ecco, andate a riprendere tante di quelle lettere, di quelle centinaia di migliaia di lettere, scoprirete proprio questo sentimento che l'uomo scopre nel momento in cui la casa diventa un desiderio, rischia di diventare un desiderio irrealizzabile. E nel suo assolutamente microscopico, millimetrico, piccolo, anche il Daniele del romanzo, nella seconda parte del libro, è un po' per paradosso, man mano che si avvicina a casa, casa invece sembra allontanarsi sempre di più. Ed è proprio in quel momento, quando c'è una volontà più grande della nostra, che ci allontana dai nostri effetti, dai nostri luoghi, che tutto si lascia, diciamo, penetrare in una dimensione più grande. E il giovane Daniele ovviamente non è consapevole, ne sta parlando, diciamo, il 47enne adesso, però ecco, in quel desiderio di casa c'è un desiderio d'unità, ed è lo stesso desiderio che spesso l'uomo prova quando si sente solo, anche se magari è in mezzo a una tavolata piena di gente per le festività natalizie, quindi è un sentimento che in questi giorni magari hanno provato in tanti. C'è una solitudine e una nostalgia che non necessariamente vanno a braccetto con una condizione di nostalgia reale e una condizione di solitudine reale, anzi, spesso siamo tanto più soli quando siamo in mezzo a tantissime persone. Adesso Isabella invece ti pone una domanda che va un po' al di là del romanzo, forse un po' più personale. Buonasera, Ciao. salve. Allora, nel contesto storico in cui viviamo c'è una grande necessità di poesia e di arte, ma spesso la poesia viene vista come qualcosa di distante dalla quotidianità. A scuola i programmi ministeriali favoriscono lo studio delle opere in prosa, tralasciando la poesia, e i giovani che invece scrivono versi spesso finiscono per sentirsi fuori luogo o non sanno come inserirsi nel panorama della poesia contemporanea. In che modo è possibile sensibilizzare i ragazzi, guidandoli alla scoperta della poesia nella propria quotidianità? È una bellissima domanda, nel senso che io credo un po', spero, è veramente una speranza, che alcune discipline artistiche vivano di cicli e quindi di momenti in cui l'attenzione decade per poi rinascere da lì a qualche tempo. Detto questo, c'è però anche ci sono una serie di concause. In primis, c'è una parte, diciamo una parte, la seconda parte del Novecento, che tutto sommato non ha avuto grande interesse da parte dei poeti, intendo, da parte della letteratura. Non ha avuto grande interesse nel continuare quel dialogo, scambio con i lettori. Cioè è diventata molto autoreferenziale, è diventato un bellissimo per loro, gioco intellettuale che con sempre minor aderenza alle cose della vita e alle cose degli altri, quindi anche alla poesia come gesto di condivisione umana. Io spero in due cose: che nasca un nuovo interesse reale, fattivo, un interesse appunto a far comprare libri di poesia,
ma che nascano anche, e ce ne stanno per carità, per fortuna, che nascano anche nuovi poeti con un desiderio enorme, che è il desiderio per cui è nata l'arte, cioè il desiderio di trasmettere qualcosa, di lasciare qualcosa. E quello della poesia è un bel tema. E io da ormai quasi 4 anni, e tornerò alla poesia, perché tornerò alla poesia, però diciamo da 4 anni ho scommesso su un'altra lingua che comunque sento meno mia rispetto alla poesia, perché io continuo a lavorare in fondo in tutta la prima fase del lavoro esattamente come lavoravo da poeta. Poi la trascrizione cambia, poi cambia la lotta con la parola, che in ambito poetico è di un tipo, in ambito narrativo è di un altro. E però ecco, posso vivere di speranze, e in presente è molto difficile. Calcola anche, e io lo dico in quasi tutti gli incontri, perché da una parte o da un'altra questo discorso lo tiro sempre fuori, calcola anche che con il Novecento, e io non sono nostalgico, difendo anche il digitale, guardate come stiamo parlando in questo momento, però diciamo che il Novecento ha anche chiuso un'epoca che è durata secoli, e ha fatto estinguere uno strumento che per la diffusione dell'arte, non solo della letteratura e della poesia, ma per l'arte tutta, era uno strumento straordinario, e mi riferisco alle riviste. Le riviste erano quelle grandi palestre, officine, dove il giovane poeta, prosatore, narratore, piuttosto che pittore, mandava la propria opera, ed era nei fatti, ed era nella consuetudine del lavoro della rivista, leggere i nuovi. E nel Novecento, non so, nuovi argomenti, periodo in cui c'era come vice direttore Giorgio Caproni, o quando o Enzo Siciliano, o tutti quelli che sono passati, ma faccio un nome, uno dei nomi semplicemente più prestigiosi, ma a ogni livello di riviste, anche quelle piccole, più piccole, universitarie, c'era l'assoluta attitudine, disponibilità a leggere magari i testi del giovane esordiente che leggeva la rivista, appassionato, abbonato alla rivista, che mandava i propri testi in lettura. Ecco, tutta quell'enorme officina, tutto quel lavorio attorno, verticale, gerarchico, tra maestri e allievi, si è un po' perso, perché oggi è tutto più difficile, e ecco, il digitale, diciamo, non ha, ha reso molto più singolare il lavoro dell'arte e degli artisti, e questo è un peccato. Grazie Daniele. Niente. Ci avviamo alla conclusione con rammarico, perché è sempre un piacere ascoltarti. E un'ultima domanda, se possibile, la volevo porre anch'io. Vai. Su questo qua. Ah, sì. Di Natale, no? C'è dentro, sì, un tuo racconto che è tanto distante dal romanzo autobiografico, perché parliamo di fantascienza distopica e ambientato nel futuro. Però lo spunto è questo, cioè dentro accade qualcosa ad un certo punto che cambia radicalmente lo sguardo del protagonista, e a me personalmente interessa molto questa dinamica dell'incontro o con una persona o con un fatto, in questo caso succede qualcosa di eclatante che ci cambia radicalmente lo sguardo, come è accaduto anche poi nel tuo primo romanzo. E siccome anche prima ti ho sentito dire più volte dell'arte dell'incontro, che forma anche alla poesia, poi volevo chiederti se secondo te ogni incontro ha dentro questa possibilità di cambiarci lo sguardo, cioè se nessun incontro secondo te potenzialmente andrà sprecato nella nostra vita. Ah, questa è
È una bellissima domanda, perché mi fai venire in mente il me ragazzino quando no, ha in fila al semaforo, non so se vi è mai capitato, certamente sì, ti capita di girarti a destra o a sinistra e vedere di profilo incolonnati esseri umani come te e non vedremo mai più. La domanda è, ma chi è? Dove andrà? Che farà? E anche, ecco, pure questo sentimento è tutto sommato un sentimento così naturale, che perché dovremmo essere così interessati agli altri? E io su questo non voglio essere retorico, non voglio essere sentimentale. Esistono magari degli incontri, degli incontri che apparentemente non lasciano nulla, però anche il non lasciare nulla è nulla, e quindi la delusione di aver avuto e aver vissuto un incontro che tutto sommato non ci ha spostato di un millimetro, secondo me in realtà già quello è di per sé, tra virgolette, scusate, un servizio di quell'incontro. Perché appunto